TV, Giuliano Toniolo, CGL, perché è importante essere qui oggi? È importante perché pensavamo di avere una piattaforma di un certo tipo da cui ripartire con l'approvazione del maxiemendamento e l'esclusione della stepchild adoption. Abbiamo visto che il punto di partenza è molto più arretrato di quello che pensavamo. E poi è una reazione di salute contro tutti gli insulti che ci sono stati rivolti da un Parlamento che solo pensare che decida delle nostre vite, delle vite di un paese e magari di fatti di guerra e di pace dopo quello che abbiamo sentito, la cattiveria, l'ignoranza, l'impreparazione, l'odio che sono volati dentro quelle mura. Non so come possiamo pensare che gestiscano altri fatti e altre cose altrettanto importanti. Gigliola, un po' come nell'aborto e soprattutto anche per la questione del fine vita, si parla ancora del corpo della donna. Beh, un pretesto ci vuole sempre, possibilmente un nobile pretesto, dopodiché è chiaro che prima cosa l'autodeterminazione, seconda cosa sapere anche di che si parla. Io stupisco perché vedo alle mie spalle qui per esempio oggi Fassina, che fino a ieri ha fatto dichiarazioni di fuoco contro la maternità per altri, e non capisco come possa presentarsi qui e pensare di sostenere un discorso di uguaglianza. Tu che comunque ti occupi di diritti, di nuovi diritti, ma in generale di diritti all'interno della CGIL, visto che si è detto che una legge è a ribasso, soprattutto per quanto riguarda la questione delle famiglie arcobaleno e della stepchild adoption, pensi che ci possa essere una scappatoia o comunque un miglioramento di questa legge? Beh, di questa no, perché se per caso fosse cambiata una virgola alla Camera tornerebbe al Senato e lì morirebbe definitivamente, perché non si potrebbe più recuperare, quindi di questa no, poteva essere meglio. Secondo me l'errore di fondo, quello che poi, come dire, ha causato una cascata di errori, è stato quello di non partire dal riconoscimento del matrimonio tra le persone dello stesso sesso, perché tutti ci insegnano che partire dalle mediazioni, per di più dicendo che era l'ultima mediazione possibile, non ti porta mai a un risultato favorevole. Se fossimo partiti dal matrimonio probabilmente avremmo almeno la stepchild adoption. Lo ha detto Locamusso anche oggi, comunque la CGIL è a favore del matrimonio egualitario e comunque si schiera apertamente con chi sceglie anche di far ricorso alla maternità surrogata, perché comunque la maternità alla fine è vista come un diritto, ma soprattutto per una difesa dei bambini. Sono fatti importanti, molto delicati, vanno regolamentati, perché altrimenti poi c'è sempre la via del turismo. Il fatto di proibire, di reprimere, di considerarla come la ministra della salute ha voluto dire, addirittura l'ultimo livello di prostituzione. Il fatto di parlarne come reato universale, che indica anche, come dire, la non conoscenza dei codici, perché non so che cosa poi, che significato possa avere, non risolve. Quello che risolve è che in Italia sia consentita secondo le regole che noi possiamo benissimo copiare dai paesi che da molto tempo, da molti anni la esercitano, e dove devono andare quelli di noi che hanno il desiderio di paternità, soprattutto perché per la maternità c'è un altro giro, sempre estero, ma un po' più semplice. Benissimo, io ringrazio Giuliola Toniolo della CGIL Nuovi Diritti e soprattutto le auguro una buona manifestazione, un buon 5 marzo 2016. Grazie a voi, grazie a voi.